Stiamo cercando di insegnare e far capire il lavoro del pizzaiolo, quindi insegniamo tecniche e procedure per realizzare un'ottima pizza. Pasta Luciano è un umile artigiano che fa con passione questo mestiere che è antichissimo. Da origine napoletana, mamma è napoletana, mi ha inculcato questa grandissima passione per la pizza. Cerco di diffondere la cultura della pizza, che è fondamentale, soprattutto nel far capire alle persone che una pizza di qualità è possibile farla senza troppe competenze, semplicemente con una giusta maturazione dell'impasto e con delle materie prime ed ingredienti del territorio. Pensiamo che sia l'unica risposta concreta per dare un'opportunità a chi oggi ha un mercato quasi chiuso, perché l'occupazione del nostro territorio purtroppo sono esclusive solo nell'ambito commerciale. Invece l'artigianato è una delle attività che potrebbe rilanciare non solo l'economia, anche le aspettative di chi ha avuto la necessità in un certo senso, ma anche la voglia di fare questo corso. Il mestiere del pizzaiolo è un mestiere molto richiesto sia in Italia che all'estero, maggiormente all'estero. Il pizzaiolo italiano è una figura molto molto richiesta e, visto il momento di crisi del lavoro italiano, i ragazzi vogliono apprendere il mestiere del pizzaiolo e andare fuori per guadagnarsi lo stipendio. Anche perché ormai la cucina italiana è padrona in tutto il mondo, la pizza in egual modo, quindi speriamo che questi concorrenti, candidati, abbiano una possibilità in più. Molti di loro del corso sempre fatto qui al centro anziani con il comune di San Giovanni Teatino hanno trovato occupazione anche all'estero. Collaboratore in Cina, altri miei collaboratori sono in Canada, altri collaboratori sono negli Stati Uniti d'America, così via, Romania. Addirittura un ragazzo che ha fatto un corso di questo, un ragazzo rumeno, è diventato campione del mondo di pizza acrobatica. Quanti ragazzi hanno partecipato a questo corso? Circa 12. Solo ragazzi? Uomini e donne. Ci sono anche pizzaiole brave? Beh sì, qualcuna c'è, dai. Buona, eccezionale. Si è lamentato per un po' di basilico mancante? Beh, mi hanno appena detto che non è il periodo del basilico, quindi è evidente che col basilico sarebbe stata la chicca, ma effettivamente la pizza è buonissima. Ovviamente
chiaramente tengo a precisare che è un corso dimostrativo, non è un corso tecnico-pratico, cioè i ragazzi non hanno toccato tanto la pasta e i forni, hanno usato le materie prime, hanno fatto pizza, hanno fatto palline, hanno steso farcito e cotto, però in maniera dimostrativa. Quando un cliente esce dalla, che ha mangiato la pizza e dice complimenti, non ho mai mangiato una pizza così buona, non ha prezzo che tenga questa gratificazione per il pizzaiolo. Ovviamente è anche abbastanza complicato, un lavoro difficile, faticoso, come tutti i mestieri artigiani, no? Come l'artigianato è un lavoro complicato. Pizza preferita di Luciano Maneucci? Milù. La pizza va mangiata come si vuole. Anticamente la pizza nasce nel territorio della Campania, quindi diciamo attribuiamo a Napoli la scoperta, diciamo, della pizza, la realizzazione della pizza, veniva chiusa a portafoglio e mangiata, quindi rigorosamente con le mani. La pizza più buona? È quella che ti piace di più. Sarà perché ci chiamiamo con lo stesso nome, con il signor sindaco, quindi c'è questa, diciamo, collaborazione da sempre, un'ottima sinergia. Apriremo una pizzeria, già possiamo anticipare il nome, i Lucianos.